Tanto parlato di un problema che riguarda la legalità. Io sono su Windows 10 e in alcuni video precedenti ho detto che non ho neanche registrato il sistema operativo, scaricato così da torrent con addirittura lingua portoghese. Che è anche brasiliana, a dire la verità, il sistema operativo è un portoghese brasiliano e quasi quasi sto imparando il brasiliano e appunto dicevo che non è registrato questo sistema operativo e io lo sto utilizzando tranquillamente, anche se è fuori legge fare una cosa così, perché o si registra oppure tutto il resto è, diciamo, fuori dalla legge, quindi o utilizzarlo senza registrarlo oppure fare un crack del sistema. Ma io non ho fatto un crack, quindi lo sto utilizzando tranquillamente senza registrarlo. Poi mi sorgono dei dubbi, o mi faccio delle domande. E non capisco il perché mi facciano utilizzare il sistema operativo, pur essendo, diciamo, come ho detto prima, illegale, me lo facciano utilizzare ugualmente. Quindi non capisco il perché. Forse sotto sotto è per tracciare un po' qualcuno, diciamo, tracciare le persone, oppure, cosa meno banale, utilizzare il sistema operativo come fonte pubblicitaria. Di fatto io quando accendo, non, voi, chi ha Windows 10 o chi non lo ha lo sappia ora, chi ha la schermata iniziale prima di mettere la password per il login ha sempre qualche immagine che richiama che so, una zona turistica, qualche altra cosa, e poi magari no, inavvertitamente si clicca dove c'è la scritta del logo che vedete nella schermata, diciamo, di login, e quando cliccate o fate invio, entrando con il login, si apre il browser Edge, che è quello che viene inserito nel sistema operativo, è già diciamo, nella ISO, e Microsoft Edge vi porta nel luogo turistico, vi fa vedere le immagini, tutte queste cose, e vi indica come andarci, gli alberghi, tutte queste cose. Quindi c'è anche una fonte pubblicitaria. Poi mentre utilizzate Windows vi esce qua una notifica magari di quel posto o qualche notifica che vi dice di utilizzare il programma della Microsoft che fa questa cosa. Insomma, alla fine è una fonte pubblicitaria e forse questo spiega il perché te lo fanno utilizzare così questo sistema operativo, che ha delle limitazioni banalissime, cioè non puoi cambiare il tema del sistema, quindi è una cosa banale che si può anche farne a meno e quindi si può spiegare magari solo così in questo modo. Poi ci sono altre cose che non mi spiego, che sarebbero utilizzare le applicazioni sullo store della Microsoft, applicazioni che mi lasciano un altro dubbio. Vi faccio l'esempio di cui devo parlare, cioè di scaricare video da YouTube che non è legale, quindi è una cosa illegale, è contro la legge e no, è vietato scaricare, di norma è vietato scaricare video da YouTube perché insomma, sono video di proprietà. Chiunque di voi scarica con qualche programma, io uso ad esempio su Windows Adobe Catcher, che praticamente caccia, come dice il nome, l'URL dei video e li scarica tranquillamente in MP4, insomma tutti i formati che volete, e scaricate tutto quello che c'è su YouTube. Reputato ovviamente una cosa non tanto legale. Ora mi chiedo come mai sullo store della Microsoft, ci sono programmi che dovrebbero essere appunto non legali, però
perché fanno esattamente quello che fa TubeCatcher, che non è un programma della Microsoft, ma in questo caso andiamo sui programmi, quindi applicazione della Microsoft, sullo store. Qua ripeto, non siamo siamo su Windows, non siamo su Linux, dove possiamo fare magari qualche cosa in più. E io, non essendo un hacker, vado a cercare faccio una ricerca con YouTube, vediamo YouTube download. Cerchiamo downloader, vediamo. Forse devo fare qualche altra ricerca. E qua praticamente abbiamo tante soluzioni. Vediamo qua. Ne prendiamo uno a caso. Io già ho scaricato uno di questi programmi. C'è stata una dinamica che mi ha lasciato a bocca aperta, perché non avevo mai utilizzato Windows 10. Ecco qua, YouTube Video Downloader and Converter to 4K Resolution, ed è un programma che lo dà la Microsoft Store. Quindi dovrebbe essere sullo store ci dovrebbero essere programmi legalizzati che non fanno queste cose. Invece troviamo tranquillamente un programma che scarica da YouTube, cioè i video di YouTube, e mi dice ottieni, quindi scarica. Io faccio ottieni, significa scarica in questo caso, e poi accedi con Microsoft e usa il prodotto su un dispositivo compatibile. Quindi io dovrei accedere come utente legale sulla Microsoft. Io ancora non mi sono iscritto completamente, sono illegale, e dicono grazie. Cioè io c'è pure il grazie, io dico grazie, loro dicono prego, e mi dice che, cioè praticamente neanche mi dice, già sta installando tranquillamente il programma. Io non sono neanche registrato sul account Microsoft, addirittura lo sta installando senza che io abbia dato l'invio. Mi ha fregato anche qua, cioè ovviamente sta installando un programma in diretta mentre io parlo, ed è un programma che dovrebbe essere illegale. Mi dovrebbero perseguire legalmente. Io evito di scaricarlo tutto perché non mi serve. Ecco, lo interrompo. Neanche me lo fanno interrompere, cioè praticamente me lo vogliono da regalare proprio così. Ecco, è già acquistata, cioè già acquistata. Oh. Io ho interrotto l'installazione, come vedete, non c'è bisogno neanche di utilizzare TubeCatcher, perché già mi regalano un programma pirata che mi fa scaricare, appunto, dallo store mi fa scaricare tutti i video di YouTube con il copyright. Se ad esempio io metto una musichetta su questo video che non è, diciamo, presa da YouTube, prendo una musica qualsiasi da Google, prendo una musica, e io già c'ho praticamente l'impedimento da copyright, quindi mi buttano fuori da YouTube. In questo caso io ho scaricato tranquillamente dalla Microsoft, ditta serissima, ho scaricato appunto questo programma che si dovrebbe fare magari su Linux, e qua invece non si dovrebbe fare, e quindi ho scaricato questo programma. Io già ho scaricato un programma del genere, perché ce n'è una vastissima scelta, e io praticamente non riesco più ad hackerare, perché ormai mi danno tutto così. E c'ho proprio il programma che scarica questi video, e se n'è andato addirittura nella barra nel menu dove ci sono tutte le applicazioni del sistema, l'app, come si suol dire. Ecco qua, io ho già installato un programma del genere che ci somiglia, e fa egregiamente questa cosa. Scusate, ho sbattuto. E faccio la ricerca di qualche video, e praticamente già mi escono. Ora mi sta rallentando perché sto facendo il filmato. Posso scaricare tranquillamente
o qualsiasi video con copyright, in questo caso sono YouTube, quindi hanno un copyright incredibile perché sono un SPA YouTube, ormai sono diventati molto commerciali. Prima erano contro, diciamo, i potenti, ora sono diventati potenti loro e sono contro i poveri, e quindi possiamo scaricare qualsiasi cosa. Basta cliccare qua in siciliano e qua in italiano e si scarica il video, ma in una frazione del secondo, devo dire. Quindi cosa stranissima, su Windows 10 posso hackerare molto più che su Linux. Su Linux dobbiamo andare magari sul terminale, seguire delle istruzioni particolari e fare uno scaricare qualche cosa. Qua direttamente andate sullo store e fate gli hacker, e questo ve lo permette la Microsoft, che è da molte difesa perché ci sono quelli come me che non si registrano. Quindi siamo dei cattivoni che non ci registriamo, perché la Microsoft è una ditta seria dei dipendenti, e quindi rischiano di essere licenziati perché noi non contribuiamo al suo sistema operativo, però ci permettono di fare qualsiasi cosa. Cioè, i primi illegali sono proprio loro. Le prime persone illegali sono proprio loro, la prima ditta illegale è la Microsoft. Chiudo qua questo video, cioè mi sono un po' confuso perché anch'io sono illegale, quindi mi reputo un app, sono un'applicazione. Se mi volete scaricare, mi scaricate e passate il Natale e il Capodanno con me. Chiudo qua il video e riflettete e vedete cosa ne pensate, cioè che cosa ne pensate appunto di questa cosa. Chiudo il video, ciao ciao a tutti, ciao.